La Triestina è ufficialmente nelle mani di Marco Pontrelli e Pangrazio Di Piero. Il primo, ottenute le quote da Pier Mbocca e Amdi Mehmeti, meteorici vertici dell'Unione, detiene ora il 100% del pacchetto. Di Piero, socio finanziatore, entrerà a breve nella compagine societaria dopo un'assemblea a cui dovrebbe seguire anche un aggiornamento delle cariche sociali. L'operatività da stamattina è tutta un'altra cosa, perché si dispone subito l'immediato di quello che erano i regressi, no? E quindi abbiamo subito fatto un programma ieri sera e da stamattina stiamo cominciando a prendere le situazioni, quelle un po' più particolari, che comunque erano rimaste in sospeso. Nei prossimi giorni Pontrelli e Di Piero si recheranno dal sindaco per discutere la concessione dello Stadio Rocco, e lo stesso Cosolini si è detto soddisfatto della chiusura di quella che ha definito una parentesi bruttissima nella storia della squadra. Squadra che lunedì sera, durante il derby contro il Crass, conclusosi sull'1-1, ha dato, magari timidi, segnali di risveglio. La grande, quella situazione che ci rimane un po' più difficoltosa è quella che ha visione dei tifosi e il lato tecnico, no? Perché è comunque ancora un cantiere aperto, perché dobbiamo continuamente fare interventi per poter poi essere sicuri di svolgere un campionato in piena tranquillità, no? Perché se no non ha senso romperci la testa per pagare tutti questi regressi e poi retrocedere, no?